Milanista, non ti sento. Io sorpasso la prossima stagione. Io sorpasso la prossima stagione. Già per gustarvi l'idea, una sconfitta dell'Inter. Ci abbiamo umiliati, pure non giocando contro di noi, mettendo Kolarov al posto di Handanovic. E ha fatto un miracolo clamoroso, bisogna dirlo. Ma fammi capire come questa partita abbia preso sotto gamba. Proprio non ci fa un cazzo. Ha messo Kolarov, poi se ne è Handanovic. Ha messo mette panchina e ha vinto pure la partita con Libero. E il sorpasso la prossima stagione. Una vittoria che fondamentalmente non mi interessi tanto. Però 10 vittorie, una sconfitta e 10 contro il Napoli, contro il 9, e 0 pareggi in questi mesi. Quindi è un Inter che c'è, un Inter che è viva, un Inter che è un ottimo momento sia fisico che mentale. E abbiamo anche tutti i giocatori fisicamente messi bene. Di Marco che ritornerà, Acerbi che ha fatto qualche spezzone di partita, Lukaku che potrebbe giocare in panchina, Zeko che è entrata, ha fatto pure una buonissima partita, però pure il palo, Gagliardini che, odio dire la verità, che ha fatto una bellissima partita, forse il migliore in campo dell'Inter, Brozovic ha combattuto in centrocampo, ma tutta la squadra ha giocato bene oggi, e questo anche perché siamo in un ottimo momento, sia mentale che fisico. E con T si dice la giocava alla pari, perché 10 vittorie, una sconfitta contro il Napoli, noi eravamo col 2-9, avevamo pure 10 per colpa di Gagliardini, fa capire un po' che quella partita lì non contava più un cazzo. In generale, ma anche questa qua contava un cazzo, però abbiamo vinto lo stesso. E sorpasso la prossima stagione. Detto ciò, sono Forza Inter. Ciao Milanista, ciao Gio, ciao il Baese, che volevate già superarci. Nel culo, ciao.